Ben ritrovati in New Smartphone, la nostra rubrica mensile che si tiene ogni ultima domenica del mese, dove vi racconto, vi faccio una fotografia istantanea in 10 minuti di cosa sta accadendo sul mercato della telefonia e cosa sta per accadere, perché il mese prossimo, quello di febbraio, l'ho soprannominato Techbraio, perché ci aspettano più di 10 smartphone in arrivo, tanti top di gamma, qualche fascia media, insomma c'è tanto da dire, lasciate un bel like per supportare questa rubrica e iniziamo. Iniziamo proprio dalle ultimissime novità, ovvero il fatto che Motorola ha svelato la sua nuova famiglia Moto G, composta da ben 4 smartphone, e l'ha fatto un po' in sordina con un semplice comunicato stampa, quasi a voler dire sì, li portiamo sul mercato ma non diciamolo troppo. E secondo me c'è anche un filo di, diciamo, strategia fatta da Motorola al riguardo, perché effettivamente questa nuova famiglia è un po' meno interessante rispetto a quella del 2022, che invece era super curiosa. Si chiamano Moto G13, Moto G23, Moto G53 5G e Moto G73 5G. E soprattutto con i primi tre, Motorola sembra aver fatto un po' il gioco delle tre carte. Le differenze sono davvero microscopiche, stesso peso, stesse dimensioni, stessa scocca, stessa batteria da 5000 mAh e stessa fotocamera principale da 50 megapixel. Quali sono dunque le differenze? A cambiare il fatto che G13 non ha una fotocamera ultra grandangolare, ma solo macro e di profondità, A23 invece integra la fotocamera ultra grandangolare da 5 megapixel, mentre A53 5G ha una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e il display a 120 Hz invece di 90 Hz come gli altri due. Ciò che però accomuna, dal punto di vista del display, tutta la famiglia, quindi anche il G73, è la tecnologia del display IPS LCD. E qui, sugli ultimi due modelli, un passo indietro, passatemi il termine, rispetto agli AMOLED e PIOLED di G52 e G72. Tra l'altro quest'ultimo vi ho provato la recensione pochi giorni fa. E proprio quest'ultimo, Motorola Moto G73 5G, è quello fra tutti leggermente diverso, ma davvero non vedo grandissimi motivi per preferirlo rispetto a Moto G72. Gli unici motivi sono effettivamente il processore MediaTek 930, che è un po' più agguerrito sicuramente rispetto all'Helio G99, la connettività 5G e il quantitativo di memoria interna, dove abbiamo una grandissima conquista, ovvero il taglio base è da 256 GB. E questa è un'ottima notizia, speriamo che venga anche portata avanti come strategia. Tutto il resto è pressoché identico, a parte ovviamente il display, mentre per quanto riguarda i prezzi si parte da 299 euro per questo smartphone un pochettino più carrozzato, 259 per il G53, 239 per il G23 e 219 euro per il G13. Adesso però andiamo a guardare al futuro, perché febbraio sarà veramente ricchissimo di novità. Iniziando in ordine cronologico, il primo febbraio sarà il momento di Samsung, che porterà sul mercato, svelerà al mercato i nuovi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Tra l'altro dovrebbero esserci anche dei notebook, a detta degli ultimi rumor, nel caso ne parleremo sicuramente sul nostro secondo canale YouTube Tutto Tech e anche sul sito tuttotech.net. Ne abbiamo già parlato ampiamente in passato, perché ci sono tantissimi rumor e molti di questi anche decisamente ribaditi, quindi anche quasi certi. Insomma, li conosciamo. Fra le buone notizie troviamo sicuramente il processore Snapdragon 8 Gen 2, che arriverà anche sul nostro mercato e che a mio avviso ci regalerà sì prestazioni più interessanti, ma soprattutto una GPU più potente e chissà, magari anche una ricezione ancora superiore, essendo questo non un punto debole di Samsung, ma sicuramente un punto dove è leggermente sotto rispetto alla concorrenza a volte. Sicuramente poi Samsung punterà moltissimo su questo nuovo sensore fotografico da 200 megapixel, che va a rimpiazzare quello da 108 megapixel che era presente su S21 Ultra e S22 Ultra, seppur nuova versione. Un sensore molto più definito, che sicuramente utilizzerà la tecnica del pixel binning per scattare comunque foto a 12 megapixel, ma che potrebbe regalare qualche qualità aggiuntiva a livello di immagine. Mentre fra le notizie né buone né cattive, sicuramente il design, che resta pressoché invariato, e probabilmente la presenza della S Pen, quindi dello slot per l'S Pen. L'unica novità riguardo gli ultimi rumor, a parte ovviamente il fatto che è già trapelata la confezione, l'unboxing, qualche foto scattata con questi smartphone, insomma tutto e di più, qualcosa lo state vedendo anche in questo momento, sono i prezzi, perché
dovrebbero essere leggermente al rialzo, ma la novità principale è che S23 Plus e S23 Ultra dovrebbero non avere il taglio da 128 GB, quindi si parte da 256 GB. E quindi vediamo gli ipotetici prezzi: 959 euro per S23 nella versione 8/128 e 1019 euro per la versione invece 8/256 GB di memoria, mentre S23 Plus partirebbe da 1209 euro, come dicevo, nel taglio 8/256 GB, mentre la versione da 512 GB dovrebbe partire da 1329 euro. In ultimo, S23 Ultra, anche lui leggermente rincarato: 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, 1409 euro, che passano a 1589 euro per la versione da 12/512 GB. Comunque, al 1 febbraio non manca molto, quindi continuate a seguirci, perché sicuramente faremo la live per seguire insieme la presentazione di questi nuovi Galaxy e poi approfondiremo ciascuno di questi smartphone. La seconda data importante è il 7 febbraio, perché OnePlus annuncerà per il mercato global e quello italiano, ovviamente, il suo OnePlus 11, che in parte abbiamo già conosciuto perché il lancio è avvenuto in Oriente praticamente un mese fa, ma che potrebbe arrivare in una versione leggermente diversa. Non sto a raccontarvelo tanto perché, insomma, ormai lo conosciamo e l'abbiamo anche visto in molte salse, in molte foto. Si tratta di uno smartphone di fascia alta che, tra l'altro, non avrà un fratello Pro, perché effettivamente poi lui ha delle caratteristiche tecniche da top di gamma. Come processore Snapdragon 8 Gen 2, il display da 6,7 pollici AMOLED con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz di qualità, la memoria interna UFS 4.0 e il comparto fotografico 50 megapixel più 32 megapixel teleobiettivo più 48 megapixel con sensore IMX581. La cosa interessante in negativo è il fatto che il sensore principale a 50 megapixel è quello che Oppo dovrebbe utilizzare su Find X6 Pro come fotocamera ultra grandangolare, quindi come fotocamera secondaria. Questo non mi fa ben sperare per la qualità di questo OnePlus 11 a riguardo delle foto, ovviamente, però staremo a vedere. Là dove potrebbe essere depotenziato leggermente nel modello che arriverà da noi è nella ricarica rapida, nella velocità di ricarica rapida, che dovrebbe passare da 100 watt che è presente in Oriente a 80 watt. Un problema comunque decisamente limitato e che anzi non lo considererei nemmeno un problema. Super interessante sarà capire quali saranno i prezzi di OnePlus 11, perché da una parte può sicuramente puntare in alto, ormai lo ha già fatto e quindi può continuare su quella strada. Dall'altra parte può offrire uno smartphone più economico, tornare alle origini, ma questa ovviamente è più una speranza che un'ipotesi ormai. Detto ciò, cambiamo brand, perché un altro produttore che dovrebbe arrivare sul mercato nostrano con un nuovo device è Oppo. Al momento non c'è ancora una data ufficiale, probabilmente verrà annunciata a breve. Quello che si sa è che potrebbe essere l'evento di lancio per l'Europa del nuovo Oppo Find N2 Flip, il primo pieghevole della casa ad arrivare in Occidente, perché Oppo Find N purtroppo non è mai arrivato. E sappiamo anche che probabilmente arriverà da solo, perché Oppo Find N2 al momento non è previsto per il mercato europeo. Comunque, il pieghevole a forma di flip lancia decisamente il guanto di sfida a Samsung Galaxy Z Flip 4, perché il form factor è quello, ma dalla sua ha un asso nella manica, ovvero il fatto che il display esterno è molto più grande, con un aspetto di forma simile al display classico, e quindi è uno smartphone ipoteticamente più utilizzabile anche da chiuso, mentre il Flip o il Razor di Motorola tendenzialmente da chiuso possono fare davvero molto poco. Per il resto anche lui lo conosciamo, perché è stato annunciato a fine 2022 in Oriente: processore MediaTek Dimensity 9000 Plus, il cuore pulsante, 4300 mAh la batteria con ricarica 44 watt, display interno da 6,8 pollici AMOLED Full HD e display esterno da 3,26 pollici a 60 Hz. Ecco, su questo aspetto mi sarei aspettato almeno un 90 Hz, giusto per renderlo più omogeneo rispetto ai 120 Hz
del display interno, perché così si noterà la differenza invece. E proprio contro il Galaxy Z Flip 4 abbiamo fatto un articolo su android.net, che vi lascio linkato in descrizione, che va un po' a snocciolare tutte le varie caratteristiche a confronto tra quello di Oppo e quello di Samsung. Interessante, dateci una letta. La domanda però ora sovviene spontanea: Oppo Find N2 Flip sul palco, l'ipotetico palco, sarà da solo o in compagnia? Perché solitamente febbraio è il mese anche degli Oppo Find X, che dovrebbe quest'anno portare alla luce la serie X6. Però c'è da dire che i rumor al riguardo sono davvero molto molto risicati ancora oggi. C'è qualche foto sul design, tra l'altro interessante, che va un po' a modificare ciò che era l'Oppo Find X5. Ad esempio il comparto fotografico non è più su un lato ma centrale, seppur mantenga un po' le linee sinuose del vetro posteriore, che potrebbe essere anche ceramica. Nemmeno a dire, ovviamente, grande focus sul comparto fotografico: sensore principale da 50 megapixel, l'IMX989, sensore ultra grandangolare IMX890 e poi un teleobiettivo da 3x di ingrandimento IMX766 o l'IMX di nuovo 890. Quest'ultimo da 32 megapixel, mentre gli altri due da 50 megapixel. Poi all'interno, ovviamente, Snapdragon 8 Gen 2, tutto ciò che si può pretendere da un top di gamma. Però vedremo se arriverà oppure no. Verso la fine del mese poi ci sarà il Mobile World Congress e i rumor parlano di un evento da parte di Honor che potrebbe portare sul mercato la nuova serie Honor Magic 5, quindi il 5 Lite e il 5 Pro, e chissà se ci sarà anche qualche altra sorpresa. Proprio sul 5 Lite negli ultimi giorni sono arrivati diversi rumor importanti che ce lo raccontano un po' in lungo e in largo. Il processore dovrebbe essere lo Snapdragon 695G, quindi uno smartphone 5G, display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD Plus, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo vedete anche nel design, ovviamente punterà un po' sul comparto fotografico, pur essendo uno smartphone di fascia media o medio-bassa. Sensore fotografico principale da 64 megapixel, sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Mentre all'interno batterie da 5100 mAh con ricarica rapida 40 watt, e insomma, considerando il processore, considerando la batteria, potrebbe essere un classico battery phone, seppur il design sia di un normalissimo smartphone, anzi quasi elegante. E infine, ma non per meno importanza, ma semplicemente perché ci sono meno rumor, potrebbe presentare qualcosa, sempre durante il Mobile World Congress, anche Huawei da una parte con i suoi P60 Pro, la nuova serie, dall'altra Xiaomi, che potrebbe finalmente portare sul mercato gli Xiaomi 13, e già li conosciamo ampiamente. Anzi, alcune indiscrezioni dicono potrebbe essere la serie di lancio del nuovo Xiaomi 13 Ultra, ma se non viene presentato prima in Oriente la vedo molto difficile. Tutto qui? Ovviamente no, ci saranno altre novità e altri prodotti, anzi qualcosa abbiamo già in prova ma non possiamo parlarvene perché sotto embargo, quindi se non volete perdervi il consiglio è sempre lo stesso: seguirci, continuare a seguirci, iscrivendovi al canale se ancora non siete iscritti e attivando anche le notifiche. E anche per questa puntata era tutto, vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuta o per supportare la rubrica. Noi ci vediamo sicuramente settimana prossima con Top Smartphone, ma nel frattempo lo sapete già, ci vediamo sicuramente per altri contenuti. Un saluto da Michael, prodottoandroid.net.